sublimazione del Messia. Il Messia viene nel mondo e porta questo messaggio. E sua madre che lo genera alla vita nella carne, probabilmente gli ha insegnato questo. Noi non, adesso qui andiamo nella pura fantasia, non possiamo sapere se questa preghiera che Luca fa recitare a una povera di Dio come Maria di fronte alla vecchia Elisabetta, se questa preghiera faceva parte delle preghiere che magari Maria ha continuato a dire nella sua lungo gli anni in cui Gesù è stato in casa. Certamente se Maria ha insegnato a Gesù una preghiera, gli ha insegnato questa. Se Maria ha insegnato a Gesù che cosa significava entrare nel mondo, perché nascere da donna non significa soltanto la nascita fisiologica, fisica o biologica. Nascere da donna significa anche apprendere da coloro che ti hanno messo al mondo e ti hanno chiamato nel mondo, apprendere cosa significa poi stare nel mondo. Il Messia certamente lo ha imparato dalla comunione con il Padre dei Cieli, ma ricordiamoci che Gesù è cresciuto in casa per molti anni, è cresciuto in sapienza e in obbedienza per molti anni. E sono stati probabilmente anni in cui ha sentito sua madre recitare questa preghiera e questo canto. Allora io vorrei veramente chiudere questa riflessione provando a vedere, perché quello che mi era stato chiesto era di pensarlo per l'oggi,